in occasione della solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell'Universo, titolare della Cattedrale della Spezia, il Vescovo ha celebrato il tradizionale pontificale di Cristo Re. La regalità di Cristo è per noi oggetto di un atteggiamento che deve essere di riconoscenza, un atteggiamento di fede, d'amore, di fiducia e un impegno quotidiano di coerenza. Il cristiano proclama e continua a chiamare Cristo Re, Signore dell'Universo, perché Gesù vuole regnare, per questo è venuto in questo mondo. Quindi ti invito a lasciare che regni veramente nella nostra vita, come vuole regnare, per infondere nella nostra vita la sua presenza divina. Sulle tematiche del Cristo Re dell'Universo si è soffermato il nostro Vescovo nell'omelia di cui sentiamo un brano. Avevo fame, mi avete dato da mangiare, ero malato, siete venuti a visitarmi, ero nudo, mi avete vestito, straniero, mi avete accolto. Questo è il metro dell'accogliere il Signore Gesù, quello sul quale poi va a realizzarsi poi l'ultimo incontro, quando non verrà incontro a noi attraverso le sue membra, i fratelli, ma verrà faccia a faccia chiedendo a noi qual è stato il nostro operato di crescita e dunque quanto l'abbiamo lasciato regnare dentro la nostra vita. Ecco, accogliamola così questa pagina di Vangelo perché è bella. Non è una pagina di assenza che attende un ritorno di presenza, ma è una pagina di presenza che attende di essere svelata. È diverso, c'è già, ma lo possiamo vedere attraverso la sua parola, l'Eucaristia e soprattutto i nostri fratelli, sui quali si gioca tutta questa pagina di Vangelo. Allora lasciamo che il Signore Gesù regni e regnando modelli la nostra vita e la vita di tutta la comunità di fede. La solennità odierna conclude l'anno liturgico. La domenica prossima si inizierà l'Avvento, l'attesa che ci prepara al Natale e l'inizio di un nuovo anno nel segno della celebrazione del mistero di Cristo